Bella ragazzi, anche oggi si spadella. Andiamo a preparare un risottino al caprino e mirtilli. Per l'occasione ho invitato uno chef che mi sa che di risotti ne prepara parecchi. Ciao Emanuele. Ciao. Benvenuto, benvenuto. Grazie. Ciao a tutti. Appunto io ho deciso di sfruttare la tua esperienza, ma qual è la tua esperienza? Io faccio il cuoco per il gruppo Elior, in una scuola qui di Milano, e cuciniamo per circa 900 persone tutti i giorni, tra docenti, non docenti, oltre a ai bambini. Ma voi solitamente preparate il risotto ai mirtilli? No, i mirtilli no. Zafferano è il riso che va di più. Noi oggi vogliamo fare uno step in più. Partiamo subito? Bene. Io ti ho già messo su un po' di brodo vegetale, lascerei a te le redini dei fornelli. Io ti faccio sì, d'aiutante lo oggi. Lo triti te, lo scalogno. Te lo trito io. Adesso prepariamo un paio di porzioni, quindi secondo me anche mezzo scalogno potrebbe essere sufficiente. Io ti metto solamente un goccettino d'olio. Facciamo scaldare un attimino l'olio e poi partiamo con lo scalogno. Più fine, eh? Più fine? Ma lo tritiamo quindi? Sì. Com'è, chef? Ancora di più? Qua, qua. No, va bene, dai. Allora andiamo giù con il nostro scalognino. Quindi lo scalogno soffritto, abbiamo già messo il riso all'interno a tostare. Quando diventa incandescente è pronto. È pronto. Ok, si può già andare. Andiamo giù col brodo. Che lo scalogno bruci. Quindi sempre poco brodo per volta. I risotti vanno fatti comunque a temperatura abbastanza sostenuta, no? Sì. Fra 15 minuti è pronto. Bene, quindi il risotto va da sé, in realtà non da sé, abbiamo uno chef fortunatamente che ce lo cura. Ci prepariamo gli elementi per mantecare e per decorare. Allora, quindi abbiamo detto, abbiamo i mirtilli. I mirtilli fanno molto bene, hanno proprietà antiossidanti notevoli. Vogliamo fare una purea di mirtilli con cui mantecare il nostro risotto. Quindi ne mettiamo circa 60 grammi. Per limitare l'ossidazione io gli metto un goccettino di succo di limone, ci mettiamo un pizzichino di sale, comunque è una preparazione salata, una macinatina di pepe leggera, che potete anche scegliere di non mettere, e poi semplicemente andiamo a frullare, vediamo se contengono già abbastanza acqua al loro interno, se no goccino d'acqua. Basta, non azioniamo troppo le lame perché con il calore potrebbero ossidarle. Quindi purea pronta, ce la teniamo da parte. Poi chef, cosa dobbiamo fare? Prepararci gli elementi decorativi del risotto, a cui vogliamo dare l'aspetto di un gattino. Ovviamente il ravanello va tagliato a fettine per fare gli occhi. Poi se abbiamo dell'erba cipollina, la usiamo per fare i baffini, i baffettini. Quindi tagliamo delle fette sottili di ravanello e una due. Poi siamo anche fortunati, perché abbiamo scelto i mirtilli, perché hanno già una forma buona per fare la pupilla. Facciamo le orecchie anche del nostro gattino, quindi ci ricaviamo due fette un po' più grandi e le ritagliamo a forma triangolare. L'erba cipollina la tiriamo fuori all'ultimo, la lasciate in frigo perché a contatto con l'aria si rovina abbastanza facilmente. Adesso noi qua siamo belli comodi che ci stiamo preparando due porzioncine di riso con calma. Ma tu quando devi viaggiare devi fare 500 porzioni. Bisogna correre. Come si fa a fare un risotto per 500 persone? Beh, innanzitutto non facciamo una cottura sola, ma ne facciamo diverse, perché non arrivano tutti insieme. Vabbè. Fortunatamente abbiamo ovviamente delle attrezzature che ci consentono di fare questo. Abbiamo la brasiera, che nella brasiera ci sta tanto riso. Poi tutto il resto viene fatto espresso. Cosa vuol dire espresso? Che si parte dal soffritto e dalla tostatura? Questo mi sembra... Ci siamo? Siamo arrivati? Quasi pronto, sì. Spegniamo? E lo spostiamo anche, se no va avanti a scaldare. Lo assaggerei prima di condirlo. Buona idea. Come cottura è al dente, io lo lascerei stare così. Allora, io ci metto un pizzichino di sale. Mettiamo tutti gli ingredienti per la mantecatura. Metterei prima i mirtilli interi con il caprino. Mettiamo la purea in ore che poi lo smollato. Ecco, esattamente. Non male, non male. Allora, chef, cosa facciamo? Ce lo assaggiamo di nuovo? Mettiamoci prima il parmigiano. Volendo, possiamo aggiungere sì, un filo d'olio, mezzo così esalta cucchiaio. Un po' il sapore a crudo, va bene. Buono. La mezza cucchiaiata d'olio che abbiamo messo alla fine arrotonda tutto il piatto. Sì. Ok, procedo. I baffi. Baffi.
Bene, lo chef ha fatto tutto il lavoro sporco, tra virgolette, mi prendo i meriti. Quindi vi presento questo bellissimo risotto ai mirtilli con la faccia di un gattino. Chef, io devo dire che sono molto soddisfatto di come è venuto. Anch'io sono molto soddisfatto di questa collaborazione. Promettimi che lo rifai anche i tuoi ragazzi. Lo farò sicuramente. Vale la pena e rifatelo anche voi a casa, per voi e per i vostri bambini. Alla prossima!